Matteo Salvini a Cervia fa un comizio tra una vacanza e l'altra, perché come sapete è in vacanza a Milano Marittima, ma non coglie l'occasione comunque di fare qualche comizio e ribadisce: o i 5 Stelle ci danno una mano a migliorare il paese oppure il paese lo miglioriamo da soli. E quando scandisce questa frase scoppia un'ovazione di applausi tra la folla che lo segue numerosissima. E poi aggiunge: una zingara con precedenti penali che vive in un campo abusivo che mi minaccia di morte è una zingaraccia. Quindi nessun pentimento per quel zingaraccia che molti da sinistra lo hanno accusato, qualcuno anche in maniera pesante, di essere, lo diciamo in maniera gentile, una specie di dittatore del 2019. Ma lui dice, ribadisco il termine zingaraccia. Uno dei colonnelli della Lega dice, che è lì anche lui in quella zona in villeggiatura, dice: i sondaggi ci danno ormai al 39% e il 73% degli italiani, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore, ritiene che si debba tornare al voto immediatamente. Allora Matteo, che cosa aspetti? E poi parla di manovra finanziaria e dice, prima di tutto quella in prospettiva. Dice: in Europa controllano tutto, ma non la testa e il cuore della gente. Noi stiamo preparando la manovra. Se l'Europa va bene, bene. Se non va bene, la facciamo lo stesso. Poi parla di politica estera e dice: noi siamo per un modello libero, democratico e pacifico. Questo non toglie che le sanzioni contro la Russia siano un danno grave anche all'Italia. Noi pensiamo ancora di avere la Russia buoni rapporti, che sia più utile averla vicina all'Europa, dove qualcuno, a proposito di diritti umani, vuol far entrare la Turchia. Trump è un grande presidente come Bolsonaro in Brasile e spero che in Israele sia rieletto Netanyahu. E poi Orban, che difende i confini dell'Ungheria con le buone o con puntini pattini, le buone. Poi c'è ancora tempo per dire qualcosa sul Partito Democratico e strappare un'ulteriore ovazione. Dice: dell'omicidio di Prati, 11 coltellati da uno, puntini puntini, che spero passi in galera anni e anni. E c'è qualche parlamentare del Partito Democratico che lo va a trovare in carcere. L'unica vittima di questa vicenda è un carabiniere che non c'è più. Poi gran finale con il coro di Romagna mia, Romagna bella. Quello che non concordo con Salvini è il fatto della Russia. La Russia ha invaso l'Ucraina, è un paese invasore dove i diritti umani sono dubbi, il rispetto dei diritti umani è alternante, c'è e non c'è, più non c'è che c'è. Un'ombra misteriosa, ma non troppo misteriosa, scende sul presidente Putin, su tantissime morti oscure che si riconducono a lui. Ha invaso l'Ucraina, ha invaso un paese sovrano, quindi io tutta questa stima verso la Russia e Putin non ce l'ho per niente. So che le sanzioni danneggiano l'Italia, l'Europa e tantissimi altri paesi, però non si può anteporre l'economia a diritti umani basilari come l'aver invaso uno Stato sovrano. Quindi per me le sanzioni alla Russia sono più che giuste. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.